Pierluigi Properzi, un riformista da sempre, non dell'ultima ora. L'idea riformista è l'idea che nel nostro paese occorre una grande riscrittura delle regole del gioco, del sistema di funzionamento della nostra democrazia, del sistema dei partiti, un grande progetto di riforma che investa tutti i campi del vivere civile, sociale, politico e morale del nostro paese. Noi proponiamo un'assemblea costituente, cioè di rimettere in mano agli italiani il grande disegno di riforma del paese attraverso un'assemblea costituente eletta con sistema proporzionale. Posso solo pensare quale sia il sentimento di alienazione degli aquilani, una città che non ha più un centro dove passeggiare. Però anche qua il metodo e la prospettiva riformista ha un senso, un progetto che deve misurare le idee di progresso con la realtà e quindi confrontarsi con la realtà, non fare false promesse di ora e subito, però sapere che il progetto di ricostruzione dell'Aquila è un progetto a lungo termine che deve impegnare tutti, gli aquilani, lo Stato e le forze produttive. Lei ha parlato di riforme, l'Aquila di quali riforme ha bisogno a livello nazionale secondo lei? Oppure è un problema che deve andare da solo rispetto a quello che fa il Paese invece? Io ho parlato di riforme del cui il nostro Paese ha assoluta necessità, perché il sistema Italia deve essere messo in grado di confrontarsi col mondo moderno, con la velocità di risposte di cui l'economia oggi ha bisogno. Noi abbiamo un sistema vecchio, una Costituzione vecchia, il grido dei conservatori di tutte le parti è la Costituzione non si tocca, noi crediamo che la Costituzione vada cambiata, questo sistema di governo vada cambiato, non funziona più e quindi questa è la nostra battaglia proletaria che noi facciamo, che investe la nazione e le città. Io ho fatto parte del governo Berlusconi, affrontata con tempestività l'emergenza. Bisogna però avere l'onestà di dire che l'Aquila non si potrà ricostruire in pochi mesi, io credo neanche in pochi anni. Deve essere un progetto importante a lungo termine che deve impegnare tutta la nazione. La presenza di Stefania Craxi presso il mio comitato per la conferenza stampa è stata una piacevole sorpresa da un certo punto di vista. Non era prevista nei nostri programmi, ma soprattutto ha rappresentato una sottolineatura di quella componente riformista che è presente nella mia lista e che è soprattutto alla base del mio programma. La componente riformista non è uno slogan, ma si rifà a matrici precise che sono quelle di una tradizione socialista importante nel Paese e che ha fondato sul riformismo un tentativo di modernizzazione, peraltro ancora oggi incompiuto. Il mio programma si basa, come ormai sapete, un po' tutti, su molte delle ipotesi riformiste. Un riformismo legato alla ricostruzione della società locale, in termini di ricomposizione delle varie parti sociali, basandosi soprattutto su quegli elementi che costituiscono la forza di un progetto di ricostruzione sociale, famiglia e associazioni. Riformismo nel modi con i quali si intende ricostruire la città, da un punto di vista di servizi, attrezzature e riconfigurare la parte pubblica della città. Riformismo per quanto riguarda i modi in cui si pensa di realizzare tutto questo, attraverso una partecipazione non di tipo retorico ma sostanziale e attraverso un coinvolgimento soprattutto dei giovani nel progetto della ricostruzione.